Una settimana al voto per due importanti, estremamente importanti regioni, il Lazio e la Lombardia. Ricordiamo che al momento la regione Lazio è governata da una giunta di centrosinistra, mentre la regione Lombardia di centrodestra. Attualmente nel Lazio la giunta è guidata da Nicola Zingaretti del Partito Democratico. Sono del PD altri 9 assessori, 2 assessori sono del Movimento 5 Stelle ed un assessore di Liberi e Uguali. Infine, l'assessore della programmazione economica, bilancio, eccetera, Daniele Leodori, è considerato un indipendente. In Lombardia la giunta è guidata da Attilio Fontana della Lega, altri 9 assessori sono della Lega, 3 assessori di Forza Italia, 2 di Fratelli d'Italia, 1 di Noi con l'Italia e l'assessore al welfare, cioè Guido Bertolaso, è considerato un indipendente. E ora veniamo ai candidati. Nel Lazio il PD candida Alessio D'Amato, attualmente assessore alla sanità, che viene sostenuto anche da Azione ed Italia Viva, ossia Calenda e Renzi. Il Centrodestra Unito candida Francesco Rocca, di Fratelli d'Italia, attuale presidente della Croce Rossa Italiana, mentre il Movimento 5 Stelle, assieme al cosiddetto Polo Progressista, candida Donatella Bianchi, giornalista Rai. In Lombardia il Centrodestra Unito ripropone l'attuale presidente, Attilio Fontana. Il PD, assieme al Movimento 5 Stelle, da formazioni di sinistra, candida Pierfrancesco Maiorino, attualmente deputato europeo. Mentre il cosiddetto terzo polo, ossia Azione Italia Viva, candida Letizia Moratti. E ora veniamo ai sondaggi sulle intenzioni di voto, sempre partendo dal Lazio. In un sondaggio commissionato dal Messaggero, la coalizione Rocca, ossia quella di centrodestra, sarebbe nettamente in testa con il 45,6%. Staccata la coalizione D'Amato del PD al 33,4%, mentre la coalizione Bianchi del Movimento 5 Stelle e Polo Progressista ottiene un, diciamo, più che onorevole 17%. Secondo un analogo sondaggio commissionato invece da Sky TG24, diminuisce la coalizione di centrodestra al 40,8%, rimane pressoché stabile quella di centrosinistra al 32,4%, mentre sale quella del Movimento 5 Stelle al 20,8%. Ed infine cito anche il sondaggio commissionato da Il Tempo, che comunque sostanzialmente concorda con quello del Messaggero. Il centrodestra al 47,5, il centrosinistra al 33,1 e il Movimento 5 Stelle al 17,7. Passiamo ora ai sondaggi per la regione Lombardia. Il sondaggio commissionato dal giornale milanese Il Giorno vede la coalizione di centrodestra per Attilio Fontana nettamente in testa, arriverebbe addirittura a superare la maggioranza assoluta al 50,7%, la coalizione di centrosinistra di Maiorino si ferma al 34,4%, ancora più indietro Letizia Moratti al 13,1%. Un analogo sondaggio commissionato da Sky TG24 vede Fontana al 48,4%, Maiorino al 34,4% e la Moratti al 14,3%. Ricordo solo, ecco, che questi sondaggi si riferiscono al 27 di gennaio scorso, che in quanto, come è noto, insomma, quello era l'ultimo giorno utile per fare sondaggi prima delle elezioni.
Finiti i numeri, è il momento dei commenti. Dato che le elezioni in queste due regioni non prevedono il ballottaggio, sembra proprio che i giochi siano fatti. Direi che c'è poco da dire per quanto riguarda la Lombardia, la riconferma di Fontana sembra scontata. La sola cosa, ecco, sulla quale si potrà discutere è come si divideranno i voti la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. È evidente che a Fratelli d'Italia arriveranno molti più assessorati rispetto a quanti ne aveva attualmente, cioè soltanto due. A perdere assessorati, ovviamente, la Lega. Forza Italia dovrebbe mantenere, diciamo, ciò che aveva. Quindi, insomma, la regione Lombardia sarà guidata per l'ennesima volta da una giunta di centrodestra. Da quando i presidenti di regione vengono eletti direttamente dal popolo, dai cittadini, in pratica, insomma, dal 2000, ci sono stati soltanto tre governatori diversi: Formigoni, Maroni e Fontana. Tutti del centrodestra. Ed è anche molto probabile che il centrodestra si aggiudichi anche la regione Lazio, una regione che però, ecco, questa la definiremmo altalena. Infatti, da quando i presidenti sono eletti direttamente dai cittadini, abbiamo avuto Piero Badaloni per il centro-sinistra, Francesco Storace centrodestra, Piero Marrazzo centro-sinistra, Renata Polverini, centrodestra, Nicola Zingaretti, centrosinistra. E adesso è molto probabile che alla presidenza venga eletto Francesco Rocca del centrodestra. Qui nel Lazio è probabile, o meglio, quasi certo, che Fratelli d'Italia farà la parte del leone e si aggiudicherà la maggior parte degli assessorati. Certamente poi Rocca si troverà un'eredità perlomeno scomoda. La situazione della regione con l'amministrazione Zingaretti non è che abbia brillato. Il debito netto della regione supera ancora i 13 miliardi. Come noto, per la quasi totalità, l'89%, in mutui a tasso fisso. Oltre 10 miliardi di questi mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti. Insomma, a finanziare la Regione Lazio siamo stati noi, tutti noi. E fortunatamente, diciamo, i mutui sono a tasso fisso. La situazione del comparto sanitario poi si sa che si è notevolmente deteriorata. Insomma, per il presidente della Croce Rossa italiana, Francesco Rocca, il lavoro non mancherà di certo.